sono cresciuto con lei passo per passo. Grande Raffa! Con lei cala il sipario veramente della Belle Époque della TV. Un simbolo, un'icona, una mamma appunto. Quando ho saputo la notizia è partita una parte di me, perché ha vissuto la vita di tutti i giorni, era una donna talmente semplice, talmente che entrava nelle televisioni, che faceva parte della tua famiglia. Io ricordo quando tornavo dalle scuole elementari a casa, e mamma che preparava il pranzo in attesa di papà, insieme vedevamo Pronto Raffaella. Si fa fatica a metabolizzare un dolore del genere, proprio perché un po' di tutti noi italiani, se non del mondo intero. Raffaella Carrà rappresenta per me, ma come per tantissime generazioni di persone appartenenti alla comunità LGBT+, un simbolo, un'icona, una mamma appunto. Avrebbe fatto ancora molto per noi, però va bene così. Ha sdoganato tutti quei tabù che in Italia erano, diciamo, riconosciuti come pregiudizi. Non è da tutti parlare con tanta facilità di temi scottanti, soprattutto qui in Italia. È stata il mio coach a The Voice. Io durante questo percorso ebbi un bruttissimo lutto in famiglia. Quando salì poi a Milano è stata la prima persona che mi ha cercata, mi ha consolata, quindi la ricorderò sempre per il suo lato umano. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Pure poco, lei si è meritato di più. Entrava sempre in punta di piedi, è andata via in punta di piedi, ci ha lasciato così, a bocca, ci ha fatto una carambata.